schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi, il glitch dei soldi da fare da soli che è ancora funzionante. Questo è l'orario in cui sto girando questo video, quindi partiamo con il glitch. I requisiti per questo glitch sono una base operativa con delle LG RH8 normali dentro e una LG Retro Custom, e ci servirà un centro operativo mobile. Quindi passiamo al glitch ragazzi, passiamo al primo bug. Per buggarvi ragazzi dovete tirare fuori il telefono, ve lo sto mandando a rallenti, andare in colpi Domus Dei, insomma nei colpi dell'apocalisse, selezionare il primo, andare in solo e aspettare ragazzi, ovviamente senza telefono aperto perché altrimenti non vedrete il caricamento. Come state vedendo qui in basso fa un caricamento, dopodiché dopo questo caricamento ci sarà ovviamente l'unione alla sessione. Se ovviamente vedete che non c'è unione alla sessione, fate come me, riaprite il telefono, sono passati un tot di secondi e vedete che non riuscite a unirvi, riaprite il telefono e tentate nuovamente di unirvi a un colpo. È abbastanza semplice. Allora, come state vedendo, io ovviamente ho mandato molto in rallenti il video per cercare di facilitarvi la cosa e non mi sta scattando l'unione a nessun colpo, quindi automaticamente quando avrete questa situazione, che cosa dovete fare ragazzi? Dovrete riaprire il telefono e riavviare un colpo, come adesso andremo a vedere. Un altro suggerimento ragazzi, quando fate questo bug vi consiglio di essere presidenti del Motorcycle Club e dopo vi spiegherò perché. Questo vi risparmierà molto tempo ragazzi, diciamo vi aiuterà a capire se il glitch vi è riuscito o meno. Come vedete ragazzi mi è comparsa l'unione a, diciamo, a una sessione, quindi quando compare l'unione a una sessione andiamo a tirare sul telefono, andiamo a fare un'altra volta una ricerca per un colpo, arriviamo a dove dice da solo, clicchiamo ok e poi torniamo indietro, facciamo cerchio. A questo punto ragazzi il bug è riuscito. Per conferma di ciò, se siete presidenti come vi ho appena detto, quando entrate nel, diciamo, nel menu Motorcycle Club e scendete giù ragazzi, avrete diciamo l'opzione di sciogli NC che sarà non evidenziata, quindi significa che sarete buggati e che il glitch starà funzionando, quindi automaticamente non dovrete rientrare e provare perché saprete che il glitch ha funzionato. Però se userete il metodo che vi ho appena fatto vedere, cioè quello di unirvi immediatamente quando vedete che vi compare 1 di 4, 2 di 4 o 3 di 4, se riuscite a farlo in fretta il glitch funzionerà al 100%, quindi non avrete nessun genere di problema nel fare il glitch. Quindi adesso passiamo al secondo passo, che è quello di mettere la LG che vogliamo duplicare nella posizione di sempre, insomma, no? In questa posizione ragazzi dobbiamo posizionarla in maniera tale che non ci faccia scendere dalla parte del guidatore ma ci faccia scendere dalla parte del copilota. A questo punto cosa dobbiamo fare? Prendiamo una seconda LG, o meglio la LG RH8 normale, e la mettiamo a tappare diciamo la portiera del copilota in questo modo ragazzi. Qui ragazzi alcuni di voi hanno un problema, io vi consiglio di premere quasi contemporaneamente sia triangolo che acceleratore,
quindi vi dovrete teletrasportare in auto e premere ovviamente, non acceleratore, scusate ragazzi, triangolo e X per accettare il messaggio, triangolo e X, rettifico, non l'acceleratore, X. Quindi per tutti quelli che non avessero capito, quando siete lì al pannello dovrete premere triangolo e X quasi contemporaneamente. Quindi richiamate il vostro centro operativo mobile, e a me me lo mette in culo al mondo qui, me lo mette il centro operativo mobile, però è colpa mia che ho comprato questo bunker perché stavo provando un altro glitch. Una volta arrivati al centro operativo mobile, che cosa dovete fare? Entrate nel centro operativo mobile e vi dirà giustamente che è pieno, perché nel centro operativo mobile, ragazzi, ci deve stare una LG RH8 normale, ragazzi, non dimenticate questa procedura, quindi riguardate il video e cercate di farlo bene. A questo punto, ragazzi, dovete ritornare nel vostro bunker, nella vostra base, ma prima di fare di rientrare nella vostra base dovete avviare una missione, come sto facendo io. Avviate un lavoro da titano o qualcosa del genere e uscite immediatamente. Una volta usciti, ritornate nella vostra base operativa. Qui mi tocca stare attento pure come parlo, perché se dico base alcuni non capiscono, non lo so, qualcuno mi dice base o bunker, quindi base operativa, ragazzi, base operativa. Quindi da qui a me ci vuole un po', però mandiamo il video in velocità e arriviamo in un lampo. Una volta giunti alla base operativa, ragazzi, il passo è semplice: rientrate, vi dirà di sostituire, rientrate nella base operativa, sostituite l'auto con cui state entrando con una LG normale, ragazzi, per questo vi ho detto che dovete avere LG normali, e il gioco è fatto, ragazzi, il glitch è completo, avete fatto una duplicazione. Ovviamente io l'ho detto, io avevo il centro operativo in culo al mondo e quindi automaticamente ci ho impegnato un po' più di tempo nel fare il glitch, però comunque se voi avete tutto vicino e risparmierete molto tempo, ragazzi. Spero che questo metodo ancora più semplificato vi sia utile. Adesso vi farò vedere le targhe delle auto che ho appena duplicato, vi rifarò vedere la data e l'ora del glitch. Detto questo, non ho nient'altro da aggiungere. Un saluto a tutti, ragazzi, felice Natale a tutti e al prossimo video.